Buonasera a tutti, bentornati nei nostri studi. Protagonista di questa nuova puntata sono le risorse naturali del nostro paese. Avete visto dal titolo, quindi miniere, giacimenti, terre rare, tutti argomenti che sono diventati di grande attualità negli ultimi tempi. E se ne è parlato anche nella nostra Liguria con alcune specifiche che poi vedremo. Ma questa sera vogliamo affrontare anche in maniera un po' didattica, se vogliamo, questo argomento, perché è giusto mettersi, come dire, intorno a un tavolo e chiedersi anche che cosa sappiamo effettivamente di che cosa c'è sotto il suolo del nostro paese, come è la situazione in questo momento. E lo facciamo come sempre con degli esperti che quest'oggi sono video collegati con noi, quindi saluto Claudia Chiappino, buonasera. Buonasera a voi, salve, un piacere. Che è ingegnere minerario, ma anche direttore dei lavori, progettista in cave miniere in Italia e all'estero. L'abbiamo incontrata lo scorso anno parlando delle miniere di Gamba Tesa che si trovano nel nostro entroterra. Il secondo ospite collegato questa sera è Fiorenzo Fumanti. Buonasera anche a lei. Buonasera. Buonasera a tutti. È geologo e ricercatore dell'ISPRA, l'Istituto Superiore della Protezione Ambientale, coordinatore della realizzazione di un database nazionale geologico minerario, ma anche tra coloro che hanno lavorato a un documento che è stato preparato e presentato alla Commissione Europea, che sta studiando come disciplinare, no, la filiera delle materie prime critiche. Ecco, con il dottor Fumanti partirei proprio dalla situazione attuale, cioè com'è oggi la situazione in Italia, come il nostro paese sta riflettendo su quelle che sono le possibilità, no, anche di tornare in alcuni casi ad estrarre, quindi ad estrarre i giacimenti, vista la preoccupazione dal punto di vista della dipendenza con altri grandi paesi nel mondo. Ecco, un veloce quadro, ecco, sulla situazione attuale, prima poi di esaminarla nel dettaglio. Sì, bene, guarda, la situazione attuale è simile, del tutto simile a quello che sta succedendo in Europa. È stato presentato il 16 marzo la proposta per un nuovo regolamento europeo sull'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche, che prevede, che entrerà, adesso è in fase di discussione, siamo in continuo collegamento, insomma, con le sedi europee proprio per discutere insieme agli altri stati membri. Il regolamento, che si prevede entrerà in vigore in breve tempo, probabilmente prima dell'autunno, sarà immediatamente operativo e obbligherà gli stati membri a tutta una serie di procedure da fare con lo scopo finale di limitare il più possibile quella che è la nuova dipendenza. Noi abbiamo sperimentato cosa significa la dipendenza da un unico fornitore, abbiamo sperimentato per il gas russo, ma la situazione per le materie prime è forse ancora peggiore, nel senso che comunque in questo momento siamo quasi totalmente dipendenti dalla Cina per tutta una serie di elementi che sono indispensabili comunque per tutta la tecnologia legata alla quarta rivoluzione industriale e a tutta la tecnologia che serve per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica. Quindi tutta l'alta tecnologia che serve per le energie pulite, che serve per le auto elettriche, per la decarbonizzazione del parco veicolare industriale, è totalmente dipendente dalle risorse minerarie. In questo momento sono in gran parte in mano alla Cina. Forse possiamo vedere e spiegare anche una grafica che proprio dell'ISPRA, che possiamo vedere sulla situazione, sulla produzione globale delle materie prime critiche a seconda appunto dei vari paesi. Ecco, non so appunto se la sta vedendo e che spiegazione sintetica naturalmente possiamo dare della situazione in questo momento nel mondo. La figura parla da sola, no? Si vede la torta gigantesca che risponde alla produzione mineraria cinese. Quello che non dice questa figura è che è ancora più preoccupante, è che non solo la Cina ha un dominio nella produzione interna mineraria, ma la Cina controlla direttamente o indirettamente gran parte della produzione mondiale.
controlla le miniere africane del cobalto e del tantalio, controlla parte delle miniere sudamericane di litio, controlla tutto il sud-est asiatico, eccetera. Insomma, quindi è al dominio sulla metallurgia, cioè la più grande densità di impianti di trattamento delle risorse minerarie è proprio in Cina. Per cui, ad esempio, il cobalto che viene prodotto nella Repubblica Democratica del Congo, nella stragrande maggioranza nella Repubblica Democratica del Congo e in Burundi, poi viene acquistato dai cinesi, trasformato, raffinato in Cina e poi rivenduto come materia prima. Insomma, quindi in questa figura, ad esempio, vedete in fondo la situazione delle terre rare, che su cui gran parte viene dalla Cina, ma poi il trattamento e anche il riciclaggio è di dominio cinese. Andiamo da Claudia Chiappino, che ha un osservatorio naturalmente anche concreto legato proprio all'attività sul nostro territorio. Quindi che cosa si può fare? Di che cosa esattamente si sta parlando in questo momento per cercare di riportare l'Italia ad un livello maggiore, ecco, no, di possibilità rispetto ad adesso? Come lo possiamo spiegare? Lo sappiamo tutti, il nostro paese aveva un know-how sia in termini scientifici che tecnologici legato al mondo minerario che era assolutamente un unicum mondiale, e poi chiaramente con delle scelte storiche che adesso chiaramente col senno di poi si possono forse dare in tutta la loro drammaticità, visti i numeri di cui ha ben detto Fiorenzo, in questa situazione globale non si può fare altro che andare a riscoprire effettivamente i nostri volumi impolverati, perché è chiaro che la conoscenza del nostro patrimonio minerario era forte, diffusa e distribuita dalle Alpi alle isole, con giacimenti di ogni tipo di minerale che il mondo potesse sognare, che infatti sono stati oggetto di estrazione per millenni. Ora, quelli come noi cosa fanno? Se trovano delle aziende chiaramente interessate a ribaltare questa situazione drammatica di cui voi avete parlato e che sta diventando caldissima, no? Perché poi le congiunture mondiali hanno fatto sì che, in particolare nell'ultimo anno, l'Italia dovesse battere una vera e propria facciata anche nella vita quotidiana, legata al fatto che sappiamo tutti quali sono i prezzi delle materie prime, banalmente dei metalli, quelli che tutti quanti utilizziamo nei cantieri, il ferro, no? Il ferro per le armature, per fare un esempio banale che capiscano tutti, che in pratica è raddoppiato, come quello dei metalli rari, come quello di tutte le altre materie che non sono legate magari alla seconda categoria, quindi la ghiaia, la sabbia e i calcari, che mantengono bene o male il loro trend, legato però a un peggioramento della competitività sul territorio proprio in virtù dei grandi costi energetici che in questo momento la fanno da padroni. Io ho la gran fortuna, Maurizio, come hai detto tu, di lavorare un po' a zonzo per il nostro bellissimo paese, e praticamente negli ultimi 5 anni, si può dire anche 10, ma diciamo che negli ultimi 5 c'è stato veramente una impennata del nostro lavoro di ricerca. Quelli come noi vengono chiamati da aziende soprattutto multinazionali, nel senso soprattutto straniere, perché hanno di più il polso del mercato e sono più competitive, per fare le ricerche soprattutto in primis su quelli che erano i territori interessati da miniere grandi, estese, molto produttive, che magari negli anni 60-70, per la nostra politica italiana sulle materie prime, si sono fermate per tutta una serie di ragioni che non sto ad approfondirvi qui, e che adesso vengono ristudiate, risondate, perforate, vengono ritracciati i giacimenti dando dei veri e propri voti, no? In pratica ci sono dei rating internazionali, delle certificazioni che le multinazionali ovviamente studiano per poter capire se ci sono dei margini per aprire in maniera produttiva delle miniere, e quindi di fermento ce n'è tanto.
In realtà, Maurizio, come tu sai, questa cosa si scontra con il fatto che chiaramente il nostro territorio, che è bello, no? Che è il più bello del mondo, ne parlavamo l'altro giorno, è costellato letteralmente di parchi, bellezze naturali e quindi ovviamente c'è un grandissimo imprinting alla parte naturalistica e ambientale. C'è una grandissima attenzione a tutto quello che si fa, giustamente, perché poi ci sono stati anche, voglio dire, dei problemi seri creati dallo sviluppo industriale nel nostro paese. Basta pensare a Seveso, basta pensare ai grandi inquinamenti dei fiumi, no? Nel nord Italia. Questo però non toglie che, a mio modestissimo parere, sarebbe assolutamente ora di riconsiderare a braccetto, chiaramente, i tecnici e le pubbliche amministrazioni. La necessità di andare per forza a scegliere dei siti dove poter ricominciare ovviamente una politica mineraria. Mauro, Questo, io questo. no, questo è sicuramente un aspetto importante che adesso andiamo a vedere, sia anche dal punto di vista di come si fanno queste estrazioni in altre parti del mondo e come si potrebbero invece fare naturalmente con canoni diversi sul nostro territorio, che come lei ricordava, appunto, ne abbiamo parlato proprio in questi giorni. Tornerei un attimo dal dottor Fumanti proprio su questa cosa di cui stavi parlando, cioè nel dire quanti sono i siti che voi avete censito, che sono censiti in Italia. Adesso, se non sbaglio, mi pare siano poco più di 3.000. In generale, quanti di questi sono già attivi, funzionanti, quanti abbandonati, quanti possono essere riutilizzati, ecco, a grandi linee, ecco. Sì, no, ma la risposta è semplice. Sì, noi abbiamo censito 3.000 siti che sono stati attivi in Italia dal 1870 ad oggi, insomma, dal momento in cui avevamo degli archivi abbastanza organizzati. Siamo anche quelli più, insomma, quello faticoso. Questi un migliaio sono di minerali metalliferi, cioè quelli che adesso poi da cui si ricavano gli elementi che sono fondamentali per l'industria nazionale. Le miniere attive attualmente sono 76, ma sono tutti di minerali industriali, cioè minerali essenzialmente per ceramica, per uso ceramico, e poi marmo da cemento, salgemma, insomma, quindi l'unico minerale, cioè gli unici minerali che vengono estratti e che ricadono nella lista europea delle materie prime critiche sono la fluorite, che è estratta vicino a Roma, nord di Roma, e da qualche giorno anche a Sevius, che è in Sardegna, che ha appena avuto il rilascio della concessione mineraria. E poi alcune miniere di feldspati. Il feldspato è entrato adesso nella lista di materiali critici proprio anche in seguito alla crisi ucraina. Vedendo quello che diceva Claudia, io sono assolutamente d'accordo, insomma, sul fatto che l'abbandono dei minerali metalliferi è stata una scelta di politica economica, non perché erano abbandonati, ma perché semplicemente era più conveniente la bauxite in Giamaica, o insomma, era più comprare all'estero con costi minori, e soprattutto togliendosi, diciamo, contestazioni interne e problemi ambientali che erano effettivi. Cioè, sappiamo bene, insomma, quello che i guai che hanno prodotto anche alcune attività minerarie. Solo che adesso la situazione è cambiata. La situazione è cambiata, adesso è possibile riprendere attività mineraria secondo criteri di sostenibilità che sono ben definiti a livello internazionale e soprattutto europeo. Tutta la nuova legge sulle materie prime sarà basata sulla sostenibilità dell'estrazione, quello che non accade in altre parti del mondo. In Europa lo possiamo fare, in Italia abbiamo una delle legislazioni ambientali più avanzate al mondo, anzi forse la più avanzata al mondo, insomma, quindi credo che sia possibile il controllo anche continuo dell'attività estrattiva. Insomma, se si può fare. D'altra parte,
a breve dovrebbe partire in Galizia, in Austria, in un territorio fortemente ad uso vocato, all'uso turistico. Parte la più grande miniera di litio in sotterraneo d'Europa, ecco, insomma, se lo fanno gli austriaci, che sono generalmente ben attenti al loro ambiente, insomma, possiamo farlo anche noi. Sono alcune situazioni appunto allo studio, mi sembra in Lombardia, in Piemonte, ma anche in Liguria si sta parlando di alcune zone dove portare avanti le ricerche. Allora, noi abbiamo un problema serio, che è quello che con l'abbandono delle miniere è stata abbandonata tutta la ricerca mineraria e sono state abbandonate anche i corsi di laurea di ingegneria mineraria, cioè Claudia credo sia uno degli ultimi ingegneri minerari, attualmente è attivo solo un corso al Politecnico di Torino. Quindi, cioè, il problema della formazione è essenziale, cioè, noi dobbiamo ricostruire tutta una classe di operatori, di ricercatori e di operatori anche all'interno della pubblica amministrazione, perché all'interno della pubblica amministrazione, cioè, adesso in molti casi non ci sono esperti in grado di valutare anche i progetti di estrazione minerale. Insomma, quindi la ripartenza della formazione universitaria è assolutamente essenziale. Detto questo, diciamo che i progetti, i permessi di ricerca che sono in corso attualmente hanno dimostrato quello, insomma, che ci aspettavamo, cioè che anche vecchie miniere, dichiarate esaurite e abbandonate, in realtà hanno ancora situazioni importanti. È il caso di Corno in Lombardia, per uno dei più importanti distretti per piombo e zinco d'Europa. È il caso del cobalto in Piemonte. Punta Corna era una vecchia miniera utilizzata fin dal 1750 per l'estrazione di cobalto solo per uso colorante, diciamo, come pigmento, il famoso blu cobalto. E attualmente anche quella si sta rivelando un giacimento, forse uno dei più importanti d'Europa. Così come Sirius, così come in Sardegna abbiamo certezza di quantitativi interessanti di vari minerali, anche di terre rare. Però sulle terre rare poi abbiamo un problema, proprio perché la ricerca mineraria è finita negli anni, a fine del secolo scorso, la ricerca mineraria nazionale. Le terre rare allora interessavano molto poco, erano un prodotto di nicchia. Attualmente sono la base di tutta la transizione ecologica, diciamo. Però di quella abbiamo poca contezza, dobbiamo ricercare. Sappiamo per certo che ci sono giacimenti, però sono da valutare, bisogna vedere, insomma, se sono economicamente coltivabili o meno. In Liguria si parla di un giacimento di titanio, se non sbaglio, che si troverebbe nella zona del Parco del Begua. Ora, questo ha causato negli ultimi tempi anche un pochino di polemica, naturalmente, intanto perché è un parco e quindi, come diceva e ricordava Chiappino prima, ci sono delle regole. Può succedere che quando una ricerca trovi degli elementi molto importanti legati a un giacimento possa portare poi ad una deroga, se uso questa parola, per quanto riguarda le leggi dei parchi, dottor Fumanti? Ma questo è da discutere, ma io su una cosa sono abbastanza sicuro, cioè che il progetto come è stato presentato nella sua prima versione, cioè nel precedente permesso di ricerca, che risale, insomma, a qualche anno fa, non quello attuale, come è stato presentato il progetto, credo che sia difficilmente realizzabile in ogni caso. Cioè, ipotizzare un buco, cioè un cratere, insomma, che mi sembra avesse dimensioni di 1 km per 500 metri, insomma, 300 metri di profondità, in una situazione delicata dal punto di vista ambientale come quella ligure, insomma, mi sembra abbastanza complicato. Però il titanio c'è, è stimato in diversi milioni di tonnellate, economico di vari miliardi di euro, si potrebbe provare soluzioni alternative, che
che non siano realizzare una miniera a cielo aperto. Ci Questo sono immagino che altri. sia anche il lavoro dei prossimi anni, quello di trovare proprio le soluzioni alternative per permettere appunto questi canoni di estrazione diversi. Allora, su questo ripasso la palla a Claudia Chiappino, proprio su questi ultimi temi. Sì, perché poi in realtà con Fiorenzo non ci siamo assolutamente accordati sui contenuti, ma mi ha dato degli assist pazzeschi, chissà perché, magari perché abbiamo la stessa contezza, come correttamente dice lui in buon italiano, della strategicità del tema. Allora, io ho tre temi che molto speditivamente volevo commentare, Maurizio, proprio per seguire il discorso di Fiorenzo. Il primo è: il nostro lavoro cosa deve diventare? Noi tecnici minerari, proprio perché abbiamo dovuto evolvere, no? Come tutte le specie viventi, quindi se vuoi sopravvivere, devi evolvere, lo devi fare nella maniera più funzionale possibile. Negli anni abbiamo imparato a essere anche dei bravi ambientali. Dunque, i progetti minerari, come dice il dottor Fumante, possono essere fatti soprattutto in Europa, soprattutto in Italia, benissimo. Il problema è riuscire a raccontarli poi, nel senso che al di là dell'effettiva carenza di competenze su cui effettivamente qualcuno sta lavorando, e qui apro una parentesi, competenze, come diceva Fiorenzo, non solo dal punto di vista, diciamo, accademico e professionale dei laureati, dei geologi e degli ingegneri, ma il problema che si trovano a fronteggiare, ad esempio, quelli come me, è quello del totale abbandono del settore anche da parte degli operativi veri, quindi parlo proprio dei minatori e degli operai. Facciamo una fatica pazzesca a trovare delle aziende che possano lavorare bene in sotterraneo. Molto spesso abbiamo dei giacimenti italiani coltivati, si dice coltivare chiaramente in gergo minerario, quindi lavorati per l'estrazione da manodopere polacche piuttosto che nordafricane, piuttosto che ucraine, nel senso che le competenze minerarie oramai devono essere importate, perché in Italia chiaramente, finita la mia generazione, che è quella dei cinquantenni, cinquantacinquenni, anche la manodopera chiaramente non è più stata rimpiazzata, non c'è più stato un turnover. E, detto questo, però, sul tema ambientale, io credo di dover lanciare un messaggio davvero serio a tutti quelli che ci ascolteranno stasera, perché esistono delle certificazioni e delle norme, ovviamente le certificazioni poi seguono le norme, che permettono anche ai cosiddetti stakeholders e al territorio di controllare veramente come fare le pulci ogni attività mineraria, dall'estrazione alla lavorazione più spinta. Personalmente, insieme ad altri colleghi, io veramente sono anni che lavoro molto bene sul discorso della sostenibilità, perché gli imprenditori illuminati sanno che sempre di più devono focalizzarsi sui temi veramente dei minori impatti. Quindi, visto che la miniera è un tema molto complesso, minor impatto parte dalla progettazione, quindi nell'evitare evidentemente di fare dei crateri dove il territorio non lo consente o non può permetterselo, andare in estrazione sotterranea, dove ovviamente lo consentono le condizioni sia del giacimento che le condizioni di mercato, perché poi sappiamo che le tecnologie evolute garantiscono sicurezza sia dal punto di vista dell'igiene del lavoro che dell'ambiente, ma ovviamente costano. E sembra essere polemici, ma voglio dire, questo era poi il motivo per cui noi non siamo stati per alcuni decenni competitivi, ovviamente, con i minerali estratti in paesi che è brutto dire il termine in via di sviluppo, ma stiamo parlando di quell'Africa e del Sud America di cui Fiorenzo parlava e che quindi hanno consentito alle nostre filiere di poter utilizzare dei metalli che chiaramente in Italia non si estraevano più perché con i costi di manodopera inquadrata con tutte le leggi e cantieri gestiti secondo tutto quello che chiaramente le norme prevedono, è ovvio che si andava fuori mercato rispetto a questo. Questo è il vero dibattito del futuro. Detto questo, è chiaro che nel momento in cui siamo in grado di dimostrare che l'attività mineraria può essere compatibile anche con il più delicato dei territori, e chiaramente questa cosa richiede sforzo da entrambe le parti,
dall'industria mineraria, dalle sue competenze, di evolvere, di fare le cose benissimo. Ma io lancio un là, è una provocazione costruttiva anche agli istruttori delle nostre pratiche autorizzative, di capire, di comprendere la filosofia di un progetto, i margini di miglioramento e anche la possibilità di controllo. Allora, se andremo in quella direzione lì, probabilmente ripartirà una primavera mineraria che chiaramente non vedrà più i disastri che abbiamo visto, perché ci sono stati, no? Chiaramente ci sono state miniere ben condotte, ma anche miniere che hanno causato dei problemi notevoli e che, visto l'inquinamento che hanno generato sul terreno, continuano a generarlo. Fiorenzo conosce molto bene la situazione, lui ha un panorama completo anche delle cosiddette discariche minerarie, e quindi l'eredità che quello che le miniere hanno lasciato ha generato in termini di impatti sulle acque e sui terreni, lo sconteremo, no? Ancora per decenni, con opere di bonifica e con dei progetti fatti seriamente, se si vuole andare a rioccupare un territorio. Detto Questo magari questo, io. possiamo, ecco, posso subito chiedere al dottor Fumanti proprio questo aspetto delle discariche, perché credo che anche in Liguria ci sia qualche esempio, insomma, e invece le nuove tecnologie che differenze possono portare rispetto alla situazione precedente? È evidente che attualmente la gran parte di quelle discariche, cioè discariche, stiamo parlando di rifiuti estrattivi, cioè del materiale di risulta che veniva accumulato al di fuori dell'area, cioè l'area mineraria, al di fuori delle gallerie, eccetera. Quei rifiuti contengono, in gran parte contengono una serie di metalli che all'epoca non venivano ricercati, ma che attualmente possono essere proficuamente utilizzati, dalle terre rare allo stagno, al titanio, eccetera, eccetera. Il problema che abbiamo è un problema essenzialmente di carattere normativo. Cioè, quei rifiuti estrattivi, quei cumuli, che solo in Sardegna ce ne sono 70 milioni di metri cubi, non sono uno scherzo. Quei cumuli attualmente sono considerati rifiuti, quindi non si applica la normativa ambientale, non possono essere diciamo, interessati da attività finalizzata al recupero del materiale. Stiamo lavorando anche a livello ministeriale per proporre una visione, cioè una normativa che preveda il riutilizzo di quei depositi, che tra l'altro eliminerebbe un problema ambientale che in molti casi è serio. Però anche questo poi c'è l'altro problema, che le normative sono a livello regionale, quindi bisogna d'accordo con tutte le regioni, e anche questo non è semplice. Però, per dirti, la nuova legge europea prevede la totale caratterizzazione e valutazione delle potenziali attitudini estrattivi presenti sul territorio nazionale dei Stati membri. Quindi, nel momento in cui entra in vigore il regolamento europeo, saremo obbligati almeno a caratterizzarli e valutare le potenzialità. E poi anche lì bisogna trovare il modo migliore per estrarli, insomma, per estrarre quello che ci serve e riutilizzare. È un caso tipico di economia circolare applicata ai rifiuti estrattivi. È sicuramente una pratica virtuosa che purtroppo fino a questo momento, paradossalmente, insomma, ci è impedita proprio dalla normativa attuale. Tornerei da Claudia Chiappino, che l'avevo interrotta, così finiva il suo discorso. Scusa Mario, no, io lo ascoltavo attentamente perché chiaramente ci sono dei tavoli attivi, no, a cui lui si riferisce, che sono sempre più attivi perché abbiamo tutte queste problematiche da dirimere, i tempi sono stretti ormai, secondo noi tecnici, e quindi va superata, è proprio una corsa ostacoli, no? Va superata tutta una serie di, diciamo proprio saltelli che in questo momento ci impediscono di realizzare la vera circolarità.
Di contro c'è una cosa molto positiva, che è quella che diciamo anche sulle attività estrattive, diciamo di cava, no? Non solo di miniera, sempre di più esiste la possibilità di lavorare bene sul tema della circolarità, perché per esempio molte aziende con cui io ho la fortuna di lavorare si stanno dotando di sistemi di coltivazione e anche di diciamo ottimizzazione del giacimento per arrivare a una resa sempre più alta e quindi lavorare molto bene nei due sensi, cioè sia cercare di approcciare il giacimento, in questo caso per esempio di materiale lapideo, no? Di marmo piuttosto che di pietra da taglio, secondo quello che è il verso e secondo quella che è la giacitura più idonea per ottenere dei blocchi non fratturati, quindi lasciare in posto il materiale non buono invece di scavarlo e farlo diventare discarica mineraria. E di contro si sta andando incontro a una sempre più grande specializzazione dei sistemi di consolidamento e resinatura, che sono quelli che consentono davvero di ottenere materiale utile, quindi prodotto, da quello che una volta invece si sarebbe aperto in due dopo il taglio e sarebbe finito inesorabilmente a discarica, no? Quindi c'è da lavorare nei due sensi, come diceva il dottor Fumanti, sia andare a recuperare il buono dalle discariche minerarie che sono dei veri e propri giacimenti e sia lavorare bene sul nuovo per evitare di costruirne altre, quindi di far diventare il più possibile prodotto. Quindi questa è la sfida del futuro per noi tecnici, insomma. Però Claudia, quando parlavi prima della situazione legata anche alle persone, no, che vivono in determinati territori, spesso immagino, adesso non so se voi direttamente, ma vi troverete anche in contrasto forse con le comunità locali. Ecco, prima parlavamo di alcune situazioni in Liguria legate, no, alla possibilità di ricerche. Anche l'anno scorso, due anni fa, c'è stata una presa di posizione da parte dei comuni, anche della regione, per evitare le ricerche nella zona del nostro entroterra di Levante. Adesso penso alla Val Petronio, alla Val Graveglia, ma anche il Parco del Begua era uno appunto delle tante, e così in generale, forse perché alcune cose del passato fanno ancora paura, è questo che forse incide, Claudia? Sì, indubbiamente, allora alcune cose del passato fanno paura, di contro probabilmente non è mai avvenuto, questo è proprio un problema culturale forse, un adeguato passaggio, un'adeguata comunicazione di quello che in realtà è davvero una attività mineraria nel XXI secolo, Maurizio, cioè secondo me oramai se senti parlare di miniere ci sono veramente tutte le lance alzate, si va veramente a toccare la pancia della gente, quindi si creano dei comitati e un'agitazione davvero oltre la razionalità, quando probabilmente forse prendendo a monte tutto l'argomento e spiegando, ma ovviamente non ieri, ma nei decenni precedenti, negli anni precedenti, il progetto, condividere con la popolazione e con le comunità gli approcci progettuali e approcci industriali forse ci avrebbe portato un attimino a essere messi meglio, perché molto spesso ci sentiamo dire ah, ma quindi quella roba lì che te estrai viene anche a finire a casa mia, cioè questo, Maurizio, per renderti conto di quanto oramai è grande la spaccatura tra la società, chiamiamola civile, dai, e il mondo minerario, che forse hanno smesso di parlarsi proprio per un discorso di abbandono del settore. Per cui adesso quando parli di minerario tutto viene molto spesso associato mentalmente a quei disastri che si vedono molto spesso, no? Legati a, sì che so, incidenti nelle miniere africane, crolli nelle miniere cinesi, discariche, no Fiorenzo, queste cose che legano immediatamente al terrore ambientale, l'immaginario collettivo, è difficile lavorare, non dico mica che sia facile spiegarlo. A questo proposito vi faccio vedere un servizio, così intanto rimaniamo su questo tema, che ci trova in ogni caso d'accordo, tra l'altro proprio questa mattina il Papa, presentando il messaggio per la giornata mondiale del rifugiato e del migrante, dove ci sono alcune situazioni in cui molte persone lasciano il proprio paese, affronta anche il tema della razzia delle risorse, ne ha parlato proprio questa mattina. E vi porto con questo servizio in Repubblica Centrafricana, che è un paese di cui spesso parliamo, ecco, come Telepace Chiavari, dove abbiamo intervistato un missionario che racconta una situazione legata proprio a una miniera d'oro a
a cielo aperto, gestita da un'azienda cinese, che certamente ci fa riflettere. Lo vediamo, poi ci ritroviamo in studio. Qual è la situazione oggi? Fino a qualche anno fa le miniere erano in genere appartenevano a commercianti, ricchi commercianti musulmani. Da alcuni anni a questa parte sono arrivate delle ditte cinesi che sono riuscite ad avere le licenze per ampie zone del territorio. Ultimamente anche i russi, presenti con la famigerata Wagner, approfittano della situazione. Ci sono dei macchinari, delle ruspe e degli setacci meccanici che permettono di estrarre grandissime quantità di oro e diamanti in poco tempo, utilizzando anche per loro il mercurio, che è un grosso problema perché inquina molto e lascia tracce nel terreno, negli organismi, nelle persone per molti anni. E tutto questo porta a grandi problemi perché c'è molta opacità, non c'è nessuna trasparenza nei contratti, non ci sono imposte che entrano. Nel 2019, secondo un'inchiesta dell'IPIS, lo Stato aveva dichiarato 140 kg di oro estratti nell'anno, mentre secondo in questa inchiesta sarebbero stati almeno 5.400 kg d'oro estratti. Leggiamo spesso che non c'è il rispetto dei diritti umani in queste situazioni. Lei che cosa ha visto in Centrafrica? Nella zona dove ero, a Bozoum, nel 2018-19 erano arrivate delle società cinesi che hanno iniziato a sfruttare selvaggiamente, hanno spostato il corso del fiume, hanno scavato tutto il letto del fiume per chilometri. Ci sono stati morti a causa di annegamenti perché le ditte non risistemavano il fondo, ma lasciavano praticamente delle specie di laghi, delle zone inondate dove non si sapeva il pericolo, fino a che sono stato arrestato perché appunto parlavo di questo problema. E questo ha permesso perlomeno di approfondire la questione, di scoprire che effettivamente c'erano delle violazioni gravissime, e ha fatto sì che la ditta cinese che era Bozoum si allontanasse. Le ditte cinesi, adesso anche russe, sono appoggiate e scortate da militari che non si fanno nessuno scrupolo di minacciare, ma anche di uccidere le persone quando iniziano a fare domande troppo indiscrete. Ecco, rieccoci in studio. Prima di passare la parola al dottor Fumanti per commentare queste cose, pregherei la regia di andare a vedere anche questi siti che così abbiamo messo insieme proprio sulle situazioni di cui ci parlava anche Claudia Chiappino. In questo caso, per esempio, abbiamo l'immagine di una grande miniera d'oro in Perù, e dove si parla delle problematiche legate all'inquinamento. Siamo nella zona della Rinconada, un'area di una grande altezza dove le persone vivono in una situazione terribile, ecco, al di fuori naturalmente della miniera, con spazzatura, non c'è l'acqua potabile e così via. Si parla di, ecco, lo vediamo qui, lo sottolineo, vediamo se si vede, che sono solo negli ultimi 10 anni che i minatori hanno iniziato a mettere le maschere, e lo dice appunto un responsabile della squadra medica, e molti di loro nei polmoni hanno avuto insomma problemi e malattie, e molti sono morti di silicosi. Andando più sotto, ecco, si parla di come la polvere insomma attacchi i polmoni. Qui si fa questo esempio: la polvere attacca i tuoi polmoni come i vermi attaccano le patate, ecco, per dare un'immagine. E loro dicono molti masticano la coca, le foglie di coca, non solo perché questo aiuti con l'altezza, ma anche perché funziona come un filtro, e lo puoi vedere quando lo sputi, vengono fuori nere. Questo è quello che fa la polvere nelle miniere. Ecco, questa è una piccola sintesi di quello che troviamo qui. Qui abbiamo anche delle foto, cosa vuol dire, no? Convivere con la miniera. Qui abbiamo bambini che hanno problemi legati al piombo in questo caso. Questa è l'immagine dall'alto anche di una zona, di un piccolo lago dove questi acidi vengono lasciati, e così le miniere in Sudafrica, di quello di cui parlavamo prima. Ecco, no? Così torno dal dottor
fumanti, ecco, questa è un po' quella l'idea quando si parla di miniere, di quello che si fa nel terzo mondo. Diciamo, no, noi qua ovviamente vogliamo puntare a un certo tipo di tecnologie, a essere green, però in questo momento lo stiamo facendo al di fuori di canoni che vediamo appunto poi descritti qua. In Europa sarebbe possibile, ed è quello che le accennava all'inizio, quindi ci tornerei, tornare invece a un tipo di estrazione che rispetti i diritti, che sia anche compatibile con l'ambiente. Sì, guarda, io vorrei aggiungere una cosa a quello che ha detto il missionario, o forse l'ha detto che c'è soprattutto nei paesi africani, ma insomma in genere dappertutto, c'è un grosso, grave problema di corruzione dell'apparato statale. Che io sappia, solo il Botswana è riuscita ad avere una gestione. Una gestione delle materie prime che ha permesso insomma poi il benessere della popolazione. In quei paesi i proventi delle attività minerarie vanno a finire nelle tasche dei soliti noti. E non sono solo i cinesi, perché è chiaro lì in Africa sono i cinesi, ma nelle miniere peruviane, boliviane, nei salar cileni del litio, eccetera, sono anche compagnie occidentali, americane, inglesi, eccetera, che fanno questa attività. È ovvio che per come è impostata l'Unione Europea e in particolare l'Italia, non ci potrà essere mai una. Potrebbero essere mai situazioni di questo tipo in Europa e in Italia, sia dal punto di vista sociale, perché noi fortunatamente una classe operaia ha una coscienza di sé un po' diversa da quella africana, eccetera, e sia gli ambientali ce lo impedirebbero il controllo. Oggi siamo in grado, insomma, di bloccare sul nascere qualsiasi anche possa provocare gravi fenomeni di inquinamento. E certo è che farla, come diceva pure Claudia prima, c'è un problema. Noi possiamo farla sicuramente in Europa, però i costi saranno, non sono comparabili con quelli che derivano da quelle attività, di attività minerarie. Per questo, ad esempio, che abbiamo chiesto proprio nell'ultima consultazione sulla legge europea di prevedere delle forme di sussidio proprio per limitare, per rendere più competitivi poi i prodotti europei. Insomma, se vogliamo andare verso la sostenibilità, dobbiamo pure affrontare il problema dei costi. Però una cosa credo che sia assolutamente importante dire, che insomma noi basiamo il nostro benessere, i nostri smartphone e la nostra energia pulita sulla pelle degli ultimi del mondo. E questo non è più ammissibile da questo punto di vista. Certo. Ecco, allora Claudia, non so se a Carrara o comunque nei luoghi dove lei opera c'è la possibilità di formare nuove persone, perché questo è un problema importante, visto che il futuro, no, ci sta dicendo che si può andare in questa direzione. Prima dicevate anche le amministrazioni, i comuni devono, come dire, credere anche in questo tipo di nuova progettualità, però effettivamente oggi vediamo che nell'entroterra minatori ce ne sono pochi e forse. Cioè, si fa fatica a trovare lavoratori in tantissimi settori e possiamo immaginare anche in questo, quindi. C'è la possibilità di portare avanti una progettualità su questo e in ogni caso forse si sta anche facendo. Sì, guarda, io sono molto contenta del fatto che sta rinascendo una curiosità, se non altro, dei giovani su questo. E infatti una delle miniere di cui parlava il dottor Fumanti prima, Gorno, no? Che è in una fase di ricerca molto spinta, vede all'interno delle professionalità molto giovani. Ci sono dei geologi usciti dall'università che sono stati veramente ben contenti di iniziare a muoversi nel mondo del lavoro partendo dal sotterraneo della miniera, che in effetti è uno dei posti più scomodi, no? Più duri.
Questi ragazzi lo fanno con passione. I geologi rispetto agli ingegneri minerari, ovviamente, statisticamente sono tanti, sono molti di più perché i geologi sono una figura che professionalmente è cresciuta, andando chiaramente anche ad occupare delle fette professionali dove gli ingegneri minerari non c'erano più, no? Per cui c'è anche stata questa, evoluzione professionale perché, come dicevi tu, Maurizio, è giusto, io sono di quella generazione dove ingegneri minerari siano stati gli ultimi. Adesso ci sono tentativi del Politecnico di Torino di recuperare, no, dei giovani ingegneri minerari, come del resto hanno i francesi, hanno i tedeschi, hanno gli inglesi, che in realtà non hanno mai abbandonato le loro École des Mines, Bergbaum, eccetera, eccetera. Quello che ha detto poi il dottor Fumanti a chiudere, perché credo che siamo in conclusione, no, Maurizio, mi è piaciuto tantissimo, cioè lui ha chiuso con una frase molto secca e perentoria che condivido al 200%, cioè è ora effettivamente che l'Europa smetta di essere ipocrita, non faccia finta di essere sostenibile a tutti gli effetti, quando di sostenibile ha la propria vita, no? La propria vita quotidiana a scapito di chi produce le materie prime che vengono estratte da altre parti del mondo. Quindi forse sarebbe eticamente apprezzabile che noi forse iniziassimo a essere un po' più scomodi, ritornare a fare dei lavori magari un attimino più a contatto con la terra, sporcarci un po' di più, farlo in maniera responsabile e sostenibile e cercare un attimo di ridistribuire gli impatti di queste estrazioni e di queste attività un po' in tutto il mondo, perché è chiaro che i costi saranno diversi, ma è altrettanto chiaro che la sostenibilità di una macchina elettrica. Quando sostenibilità lo sostenibile lo è per me perché da buona torinese guido a Torino e non inquino la mia aria. Quando quell'automobile viene realizzata con dei pezzi che sono tirati fuori veramente dalle mani dei bambini africani, io non la posso accettare, no? Per cui io personalmente, che sono la più basica di tutti, un ingegnere minerario, sono in questo momento contraria a questa tecnologia, lo dico serenamente. Sarò molto favorevole all'autoelettrica quando avrò la mia miniera No Fiorenzo che potrà tirare fuori del metallo sostenibile, quando potrò rivedere lavorare in maniera sana degli operai sul nostro paese, costruendo delle cose belle perché il nostro territorio è stupendo, si può passeggiare, mangiare, bere bene e si dovrebbe anche poter lavorare. Quindi questo è tutto quello che mi sento di dire. Bene, grazie. Allora un'ultima domanda a Fiorenzo Fumanti. Quali sono ad oggi quindi anche le richieste che muovete anche insomma, al nostro paese dal punto di vista dei finanziamenti, no? Degli investimenti ecco, su questo settore? Quello che stiamo facendo adesso e che vorremmo fare a fronte di finanziamenti che dovrebbero comunque arrivare è quella di ricostruire un po' cioè innanzitutto di rifare il quadro minerario nazionale per definire le potenzialità del territorio, le effettive potenzialità del territorio. E questo da una parte, dall'altra elaborare sulla base dei criteri già utilizzati a livello europeo e in molti casi a livello internazionale, elaborare criteri, adattare i criteri di sostenibilità alle nostre situazioni. Insomma, il nostro territorio è molto più complicato di molti altri territori europei. Il tutto per arrivare a definire le aree che su cui gli investitori italiani o anche esteri possono richiedere i permessi per fare poi un'attività mineraria operativa. Questo da una parte. Dall'altra abbiamo vinto adesso un PNRR in cui una parte si chiama Geosciences, in cui una parte dei fondi è dedicato proprio al training, cioè a una serie di corsi di formazione orientati verso le pubbliche amministrazioni, in particolare quelle regionali, ma anche gli ordini professionali, per
su una serie di corsi di formazione su tutto quello che riguarda l'attività mineraria, dalla fase di esplorazione fino alla fase di chiusura e post chiusura con il ripristino dei luoghi. Certo, la carta mineraria, rifare la carta mineraria implica l'acquisizione di una serie di persone, calcolato insomma almeno una ventina di ricercatori sparsi per l'Italia, per fare insomma, una prima versione della nuova carta mineraria, che è quella attuale, ferma al 1973. Molte cose sono cambiate da allora, sono cambiati anche i minerali che adesso sono utili rispetto a loro. Insomma. Quanto ci vorrà per concludere questa carta mineraria? Quanto tempo ancora può servire? Ma guarda, la carta mineraria abbiamo stimato di poterla realizzare in un anno, a partire però dalla conclusione cioè l'arrivo dei finanziamenti e la conclusione dei procedimenti per acquisire poi il personale che serve. Insomma, diversi mesi passano tra bandi di gara, concorsi, eccetera. Certo. Comunque, ecco, dipende da quando riusciremo ad accedere ai finanziamenti. Chiaro. Bene, grazie al dottor Fiorenzo Fumanti, geologo ricercatore dell'Istituto Superiore dell'ISPRA. Grazie per la sua testimonianza. Grazie. E ringrazio anche Claudia Cappino, ingegnere minerario, e ci sentiremo presto. Abbiamo ancora in sospeso la questione legata alla miniera di Gambatesa, perché poi ci sono le miniere attive e quelle invece che sono, come dire, patrimonio naturale e anche culturale del territorio, e lì si aspetta una risposta ancora, vero? Assolutamente sì. Noi siamo fiduciosi, speriamo nell'estate, anche perché adesso siamo praticamente pronti, dai, per partire. Siete venuti a trovarci, ci avete fatto un grande piacere. Speravo di vedervi molto prima nella cerimonia di inaugurazione, ma sono confidente che ci arriveremo, Maurizio. Bene, dai, grazie, buon lavoro a entrambi e buona serata. Grazie. E noi con il Direttamente Su ci ritroviamo giovedì prossimo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.